Ciao ragazzi, sono Stefano di Dirty Seagulls e quest'oggi, dopo diversi mesi, sono riuscito a fare finalmente la recensione della Radio Master PX 16S. Cosa c'è di nuovo rispetto alla Radio Master, alla Taranis? Un mondo di roba. Intanto, i gimbal sono più belli. Lo schermo è anche touchscreen e anche colorato. Ci sono però alcune differenze che io ho trovato essenziali e che mi hanno fatto decidere quale tra le due radio è la migliore. In un certo senso non c'è un migliore o un peggiore, c'è diciamo chi si trova meglio con quale delle due radio. E vi farò vedere più avanti il perché della mia scelta, e vedremo un po' più da vicino tutto il discorso del menu, di questo touchscreen, degli switch, dei gimbal, e una recensione rapida, efficace, che però porta a casa il risultato. Tutti i componenti utilizzati in questa recensione, dalla Radio Master alla Taranis, saranno nei link in descrizione, quindi qualsiasi dubbio o perplessità potete cliccare nel link in descrizione e andare a vedere i vari componenti con più calma in un secondo momento. Ma non perdiamo tempo, scartiamo questa radio e andiamo a vedere cosa c'è di nuovo. Abbiamo scartato la nostra Radio Master, la confezione è bellissima, super rigida, quindi la radio arriverà sicuramente a casa bella protetta e tra parentesi, la scatola non la buttate perché è comodissima, ci mettete la radio dentro, andate a volare. E la scatola la conserviamo. Allora, abbiamo alcune molle che sono quelle che servono per i vari gimbal. Abbiamo un cavetto per poterla collegare anche al computer. E molto molto bella, io direi nera soprattutto, super accattivante. Gli switch sono praticamente gli stessi della Taranis, solamente sono un po' più appiccicati tra di loro. C'è un po' meno spazio, diciamo che tutto è concentrato nella parte frontale, nonostante la radio sia grande e gli switch sono veramente tutti appiccicati. Non che sia un male perché sono facilmente raggiungibili da tutte le posizioni, ma è stato lasciato veramente un grande spazio per quanto riguarda il pannello dello schermo. Il pannello dello schermo forse è la cosa più carina di questa radio, proprio perché è a colori. E la radio in sé ha intanto una maniglia, un manico, così ve la potete tenere, darla a spasso come cane. Ai classici switch i gimbal sono di burro. I gimbal sono di burro, proprio come piacciono a Gianmarco. La radio esce con il mod 2, quindi abbiamo il gas a sinistra con lo yaw e il pitch e il roll sulla destra, quindi classica. Se volete invertire queste opzioni dovete praticamente aprire la radio e lavorare un po' sui gimbal. Ci sono molti tutorial su YouTube, potete trovare sicuramente la soluzione e il mod migliore per volare. Noi di Dirty Seagulls voliamo col mod 2, tranne Nils che è nato strano e quindi ha deciso di volare col mod 3, credo il 3. Nils, sei pazzo! Accendiamo la radio, ho collegato una batteria 2S da 2500 mAh in modo che mi possa durare un po' nel tempo. E per quanto riguarda il case della batteria, devo dire che è spazioso, più dell'altra Taranis, perché la batteria, in questo caso che è una 2S che si attacca tramite il bilanciatore, entra praticamente perfetta e si muove anche all'interno, quindi significa che spazio ce n'è, si può mettere anche una batteria leggermente più grande. Si chiude con molta più facilità. Avviciniamoci e soprattutto impugniamo la radio perché è proprio la cosa principale che ci serve. Allora, quello che ho capito da questa radio è che è molto sviluppata qui sotto e gli stick sono molto avanzati, sono molto nella parte superiore del radiocomando. Quindi la difficoltà che io ho trovato avendo le mani piccole è che non riesco a raggiungere bene gli stick, quindi l'unica posizione che ho trovato fattibile per i miei voli è stata quella di posizionare le mani molto avanti ed incastrare le dita tra gli switch, in modo tale da avere una posizione abbastanza comoda e riuscire a raggiungere tutte le escursioni degli stick. Se la prendessi da un po' più in basso, in modo tale da non toccare gli switch sopra, mi troverai in difficoltà perché non riuscirei a raggiungere le parti più alte degli stick, mentre usandola pinciando è praticamente perfetta perché si impugna bene, si riescono a muovere gli stick nel migliore dei modi. Quindi forse è una radio per chi ha le mani grosse e... o
o preferisce pinciare. Siamo arrivati finalmente al momento di accenderla. Come molte radio, si accende dal tasto centrale, lo si tiene premuto. Bellissimo, tutto colorato, spaziale, bellissimo. Poi avete visto la barra tipo Kit che faceva avanti e indietro, ci dovreste mettere le voci di Kit. Allora, per quanto riguarda lo schermo, è bellissimo perché è colorato. E qualora vogliate, potete andare nella pagina telemetria, e che c'è scritto tele, il tasto questo qui, e cambiare il colore dei menu. Questa cosa mi fa impazzire, perché del resto finalmente abbiamo una radio con i colori, perché non colorarla? Quindi da qua ci mette delle varie gradazioni, quindi viola, cambio il colore, green, bello green, perfetto, facciamo green e il resto lo lasciamo bianco. E per cambiare il colore tornate indietro, anzi la spegnete, una volta che l'avete spenta la riaccendete e tadan, abbiamo il nostro menu verde. Quindi in pratica abbiamo adesso tutti i vari trim che si muovono di colore verde, le varie levette che si muovono di verde, eccetera eccetera. È personalizzabile. Uno si chiede: ma che ci devo fare con tutto sto schermo e perché ci sono tutti questi tasti? Allora, la risposta è semplice: lo schermo è comodo se volete inserirci degli script come quelli di Betaflight o come quelli di iNav. Io principalmente gli script li uso per iNav, perché ci sono alcune opzioni molto carine come l'orizzonte artificiale e altre varie menate che essenzialmente servono poco a niente quando volate, perché ci avete gli occhiali, quindi le vedrete relativamente poco, però è carino perché è bello averlo in un certo senso. E ci sono parecchi tasti proprio perché dalla vecchia Taranis il menu era un po' ostico, tornare indietro, andare avanti, premere. Diciamo che adesso con Radio Master siamo andati sul semplice, sono andati sul semplice, perché abbiamo più tasti, più menu e sono molto molto più accessibili. Abbiamo anche la rondellina che serve per cambiare menu. Il menu, essendo un OpenTX, è praticamente la copia della Taranis. Quindi premendo a lungo il system entriamo nel menu, quello da 9 pagine che avete anche sulla Taranis, dove ci stanno alcuni setup, mentre tornando indietro con la pagina return potete premere MDL e entrate nel setup, quello da 13 pagine che corrisponde a quello della Taranis. Quindi andando avanti praticamente vi trovate esattamente le stesse pagine. Quindi non vi potete perdere, perché il funzionamento è esattamente lo stesso della Taranis. Se venite dalla Taranis vi troverete sicuramente molto bene, perché i menu sono gli stessi, ma i pulsanti sono leggermente di più e molto più comodi. Qualora questa fosse la vostra prima radio, sappiate che dovrete perderci un po' di tempo per capire le varie pagine, dove premere. Io l'ho trovata molto intuitiva, proprio perché ci sono i tasti, intanto con le scritte, ho scritto page in avanti, page indietro e return, quindi è molto più semplice per me capire che questo è il return per tornare al menu precedente. È comoda, è versatile, è molto grossa. Se avete pensato di farvi la Tango per questioni di dimensioni, sicuramente questa non è la radio più adatta a voi, ma se siete delle persone come me a cui piace sentire la radio tra le mani e quindi sentire i vari stick e i vari switch, allora forse è proprio la radio che fa per voi. Io personalmente preferisco avere tanti switch proprio visivi, non come la Tango che sono mezzi nascosti. Mi piace proprio lo stick, lo switch che sia proprio grosso, impegnativo e facile da switchare. Ad esempio, se io piloto in questa maniera e ho bisogno di toccare gli switch, ce l'ho già tutti pronti. Ad esempio questo switch qui io l'ho usato per l'angle, quindi qualora io dovessi avere problemi che magari mi perdo il drone o non riesco più a capire come è messo, soprattutto nei principianti che vogliono avere, che volando in acro vogliono poi in caso di emergenza switchare in angle, si trovano questo switch rapidissimo per poterlo mettere in angle e quindi il drone si stabilizza in volo da sé. Stessa cosa per un aereo configurato con Betaflight o con iNav.
Bene ragazzi, questo è tutto, era un'infarinatura generale per quanto riguarda la Radio Master TX16S. Non ho avuto tempo di fare un volo, però se andate sulla pagina nostra di Facebook c'è una live che è stata effettuata proprio da me e da Nils con un volo che ho effettuato con un drone Razer. Con questa radio ci sono alcune impressioni dal vivo riguardo ai vari stick, ai vari switch. Come vi ho anticipato, quindi se volete andate su Facebook e potete cercarla. E se invece questa recensione vi ha lasciato dei dubbi, potete scrivere le domande che avete qui sotto, cercherò di rispondervi nel minor tempo possibile. E in alternativa potete andare nel link in descrizione e dargli un'occhiata un po' da vicino. Questo è tutto e alla prossima recensione. Ciao!